Amici knitter, amiche knitter, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Valentina, questo è il mio canale TB6 Knits. Benvenuti se non ci conosciamo ancora, bentornati se ci conosciamo già. Oggi parleremo di perché dovremmo lavorare con due fili insieme. Subito dopo la sigla. Valentina, Valentina che cuce la lana, Valentina. cuce la lana, cuce la la. Amici, amiche, eccoci qui a parlare di questo argomento che mi avete tanto, tanto, tanto richiesto e io, eccomi qui, sono lieta di parlarvene e di condividere con voi la mia esperienza che spero possa esservi utile. Allora, se ancora non l'avete fatto, ragazzi, però vi consiglio e vi prego di mettere un bel pollicione qua sotto, di condividere il video con Rampopula affinché il verbo della maglia si sparga nel mondo e la community della maglia italiana diventi sempre più bella e più grande, e così siamo tutti contenti. Inoltre, se volete seguirmi anche su altre piattaforme, vi ricordo che sono presente su Ravelry con tutti quanti i miei pattern, su Facebook dove facciamo delle cose pazzesche che non facciamo da altre parti, su Instagram dove facciamo delle altre cose pazzesche che non facciamo da altre parti. Seguitemi anche lì, mi raccomando, perché faccio dirette, cose. E se poi vi va di offrirmi un caffè con il Ko-fi, trovate qua sotto il Ko-fi in descrizione. Se farete una qualsiasi di queste cose, io vi ringrazio veramente tantissimo. Il vostro sostegno mi è davvero indispensabile, quindi grazie mille. Ma addentriamoci nell'argomento odierno. L'argomento odierno è lavorare con due fili insieme. Allora, questo argomento è venuto fuori quando vi ho fatto vedere in un knitting time che stavo lavorando uno smanicato con due fili di lace maillac e dicendo appunto che il capo viene particolarmente morbido ed arioso. Allora, questa informazione che io reputavo fosse di dominio pubblico, alla portata di tutti, in realtà così non è stato. Questo argomento vi ha interessato moltissimo e avete cominciato a domandarmi come mai si può, cioè si può, quali sono i vantaggi di lavorare due filati insieme piuttosto di uno grosso dello stesso spessore, ovvero perché dovremmo sostituire un filato unico con l'unione di due filati lavorati insieme, ovviamente, che naturalmente diano lo stesso campione? Quali sono i vantaggi di questa procedura, di questo modo di lavorare? Allora, io vi dirò che questa esperienza io l'ho fatta. Queste riflessioni le ho fatte veramente moltissimi anni fa, ovvero ancora agli albori di quando ho ripreso a lavorare a maglia, quindi parliamo, non so, del 2011, 2012, una cosa del genere, ma già prima in realtà anche mia nonna mi diceva queste cose, quindi negli anni 80, negli anni 90, lei amava moltissimo lavorare con dei filati molto sottili, ma non lavorando questi filati singolarmente, no? Ma mettendone insieme tipo dello stesso tipo anche due capi e lavorando un maglioncino, delle calze, dei berretti. Io mi sono sempre domandata, lì dicevo: ma nonna, ma come mai non trovi un filato dello stesso dello spessore che vuoi? Insomma, non pot piuttosto di mettere insieme questi due fini fini, non potresti lavorare con uno più grosso? Lei mi diceva: guarda che non è la stessa cosa. Diciamo, il vantaggio è che lavorando due fili sottili insieme si praticamente si dà più aria, no? Così lei mi spiegava. E in effetti è così. Il capo risulta più leggero e più voluminoso. Io mi ricorderò sempre di un maglione che lei lavorava,
e mettendo addirittura tre fili insieme di un filato che non so se esiste ancora, che era il famoso mille fili della, credo, filatura di Crosa, che lei andava a comprare in un negozietto, prendeva queste matasse gigantissime, faceva questi gomitoli e poi lavorava questi tre gomitoli, li lavorava tutti quanti insieme. Questo filato, vi parlo, aveva tipo, non so, 800, 600 metri, 800 metri in, adesso non mi ricordo onestamente, non so se 100 o 50 grammi, comunque un'enormità, era veramente molto sottile. E di fatti i suoi maglioncini erano veramente morbidissimi. Poi lei lavorava anche con i ferri un pochettino più grossetti, non è che lavorasse con questi ferri sottilissimi, no? Lavorava sempre con i ferri diritti, quindi insomma, differente. E il discorso era che lavorando questi tre fili insieme o due fili insieme, il risultato era veramente molto soffice, molto morbido, voluminoso, ed era effettivamente una cosa diversa che lavorare un filo unico. Difatti, se facciamo una riflessione, lavorare due fili insieme comunque significa incorporare più aria, creare un tessuto molto più voluminoso, molto più leggero, molto più gonfiotto, no? Ecco, se noi invece lavoriamo con uno, comunque questo filato è già ritorto, è già molto stretto su se stesso, no? E giustamente, perché deve essere fatto così, no? E quindi l'aria dentro è molto poca, per cui, a meno che non sia un filato particolare, per cui un filato soffiato, un filato molto peloso, eccetera, il risultato che andremo ad ottenere è comunque un tipo di filato, un tipo di tessuto abbastanza, tra virgolette, pesante. Sicuramente, se lo compariamo a livello di pesantezza con un capo lavorato con la stessa tensione ma con due fili insieme, noteremo che è veramente molto molto più leggero. Quindi questo è il primo vantaggio di lavorare due filati dello stesso tipo, no? Naturalmente, cioè lo stesso filato messo doppio rispetto ad un filato unico. Un altro vantaggio però è anche che noi, mettendo due fili insieme di diverso tipo, un'ipotesi, un filo di mohair con un filo lace, per esempio di merino, così possiamo creare un tessuto diverso, no? Quindi possiamo esplorare questo mondo meraviglioso degli abbinamenti e possiamo fare degli abbinamenti pazzeschi. Pensate che ci sono case, delle aziende particolari che hanno quasi solamente filati sottili già pensati per essere lavorati insieme, quindi di creare delle texture, delle tessiture, dei tessuti totalmente nuovi ed inediti. Una su tutti, la Ito, ma c'è anche la Shibui. Generalmente, allora, la Shibui è americana, la Ito è giapponese, ma ci sono anche dei filati Rowan che sembrano che gridano per essere lavorati insieme, il famoso lace della Rowan assieme al mohair della Rowan. Quindi, come capiamo, già certe aziende prevedono questa possibilità e anzi addirittura la incoraggiano, scegliendo degli stessi colori per diversi materiali, no? Per esempio, come ho detto prima, la Rowan e la Ito, no? Non avranno proprio tutti i colori uguali nei diversi materiali, ma insomma, se si fa una bella ricerca si vedrà che non sarà poi così tanto difficile metterne due insieme. Anzi, ecco, quindi anche questo è una ipotesi da non sottovalutare, anzi che ci apre questo mondo meraviglioso dove potremmo veramente esplorare per andare verso l'unicità. Sempre più il nostro maglione sarà sempre più unico, sempre più esclusivo, sempre più personalizzato. Ma come lavorare con questi filati? Allora, dunque, la prima cosa che io vi dico: non cedete alla tentazione di fare il gomitolone, cioè prendere un capo di uno, un capo dell'altro e cominciare ad avvolgerli insieme. No. Allora, se volete farlo,
ci sono degli attrezzi particolari, ma sono degli attrezzi, direi addirittura professionali, credo che si chiamino bobinatori o ritorcitori. Se trovo un'immagine online ve la metto qui vicino. Credo che siano veramente molto difficilmente recuperabili e credo che siano anche abbastanza costosi, per cui se non siete proprio una persona che fa questa cosa di mestiere, io vi sconsiglio caldamente di comprarlo, perché funziona in pratica che accoppia i binatore, mi pare che si chiami anche, non lo so, insomma ve lo segnalo qua di lato e scrivo il nome giusto qua sotto. E funziona in modo che praticamente questo aggeggio prende due capi e li ritorce ulteriormente, per cui creando effettivamente un nuovo filato. Se può essere una cosa molto vantaggiosa da un lato, dall'altro secondo me si va anche un pochettino a perdere il senso di lavorare i filati doppi, perché si toglie un po' di aria, no, in questo caso, quindi sì, si guadagnerà spessore, ma a me questa cosa sinceramente non piace. E la cosa che io invece vi consiglio caldamente è semplicemente di prendere due contenitori, due sacchetti, quello che volete, ottenerli semplicemente separati, questi due gomitoli o tre gomitoli se ne avete, e lavorare tranquillamente facendo scorrere questi tre fili separatamente e quindi creando voi stesse il tessuto man mano che li lavorate. La cosa più semplice, certo un po' ingombrante, ma è assolutamente più semplice. Se voi cedete alla tentazione di fare un unico gomitolone, ve lo dico perché l'ho fatto anch'io, no? Ho ceduto a questa cosa, a questa tentazione in passato, non sarà possibile avere la stessa tensione per tutti i due o peggio ancora tre capi, per cui voi comincerete a lavorare e vi accorgerete che man mano che lavorate uno o due capi restano indietro, tra virgolette, cioè non sono uno è stato evidentemente tirato di più e quindi si forma una specie di filo mollo, ecco, che dopo un poco voi dovrete tagliare, giuntare, fare cose, cioè no, non lo fate assolutamente. Bene, io credo di avervi detto tutto per quanto riguarda questo argomento. Se avete altre domande, mi raccomando, scrivete nei commenti, e se voi lavorate con i filati doppi, scrivetelo nei commenti come fate, se avete qualche trucchetto, come vi trovate, qual è stata la vostra esperienza. Questo potrebbe essere davvero molto molto utile a tutta la community della maglia italiana, quindi mi raccomando, scrivete. Basta, io smetto di parlare, vi saluto, non dimenticate di sferruzzare più che potete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!